Allegria, amici ascoltatori, benvenuti in questa nuova parte di Crash Bandicoot 3. Sì, certo. Ma sì. Che c'è? No, non è Crash Bandicoot 3. Ho detto Crash Bandicoot 3? Sì, l'hai detto. Gioco con il marsupiale che salta, prende i cristalli e poi c'è il cattivo Cortex. E si fa con i funghi. No, aspetta, quello mi sto confondendo con un altro videogioco. Ma non ci ho mai giocato. Vabbè, scherzi a parte, benvenuti in questa nuova parte di Marvel Super Heroes. E utilizziamo Hulk, il personaggio sempre ingacchiato che può recuperare 30 colpi di Spider-Man con due dei suoi pugni. Oggi verifichiamo quanto è forte, perché in mano mia sono tutti delle schiappe. Devi morire. E questo non per fare un dispetto agli americani, ma perché devo fare questo cacchio di Let's Play. Certo. Ce la siamo cavata abbastanza bene. No, infatti. Abbiamo utilizzato personaggi americani, no? No, aspetta. Ma lo useremo prima o poi. No, finora. Ma guarda, guarda, sono tutti americani. E affrontiamo di nuovo Cuore Nero, l'amatissimo Cuore Nero che mi rompe sempre i maroni. No, scherzo, il fighissimo Cuore Nero. Lo lanciamo come se niente fosse. No, maledetto, mi ha tolto il perfect e mi sta attaccando sempre con i maiali volanti. Maiali volanti? Sì. Maiali volanti, ma sono quelli di Angry Birds per caso? No, sono quelli di Tom. Penso. Distrutto alla facciazza sua. Sì. E la sua bocca aperta tipo pompinaro. E questo non è molto bello da dire, però. No, mettete che io sto parlando a cacchio. C'è Spider-Man, c'è Spider-Man, c'è Spider-Man, c'è Spider-Man, c'è Spider-Man. Maledetto. Fatto a pezzi in poco tempo. Questa parte può darsi che ci mettiamo poco. No, infatti. Stiamo andando abbastanza veloce, oggi è la giornata dei video che durano pochissimo. No, no, giusto. Ora stiamo affrontando Psylocke, perché la gnocca nei picchiaduro c'è sempre. La donna? Sì. È una donna? Perché? Che pensa? Vuoi insinuare che Psylocke è un nome da uomo? Non oso insinuarlo, ma... questo è un personaggio poco femminile. Non oso pensarlo. Dico solo che... E non lo so. È un nome inconsueto per una donna, ecco. Io non so neanche cosa si può pensare. Psylocke? Sì. Vabbè, ormai l'abbiamo sconfitta, non c'è bisogno
farci troppe domande su questo. Diciamo solo che siamo stati poco gentili con lei. E adesso affrontiamo sto polipo maledetto con un occhio. Shumagorat. Eh sì, perché poi se dico polipo con un occhio solo dicono sei nabbo, si chiama Shumagorat. E si chiedono se effettivamente conosco la Marvel. Tranquilli, io le so queste cose. Babbo, oggi sono tutte vive. E io non mi sto neanche sforzando più di tanto. Faccio qualche calcetto, qualche pugno così. Neanche tanto vario. Vabbè, Magneto, vediamo se riesce a farmi divertire un poco. Questo mi sta facendo già un po' divertire. Vabbè, adesso mi sono stancato. Fatto. Cosmo, se ci sei, dammi un segno. Bene. Un segno meno alla Tim Burton, no. Hai intenzione di andare a vedere il nuovo film di Tim Burton? Quale? Quello nuovo, Frank and Winnie, giusto, cioè una sorta di Frankenstein, solo che adesso è rivissuto, è un cane. Trova il 3. Prova a trovare il 3. Ho lanciato un pezzo di pavimento addosso a Dr. Doom, anche se l'ho mancato. È figo comunque. Provo a vedere il trailer di questo film, che sembra interessante. Bellissima sta presa. Io l'ultimo film che ho visto è stato quello del barbiere assassino, che hanno fatto in TV verso il tardi, perché è un film abbastanza sanguinoso. E ora affrontiamo Thanos. L'ultimo, sì. È già alla fine. Sei già alla fine. Va bene. Prende le gemme e ci fa la predica come sempre. Perché ci hai messo così tanto? Quante volte abbiamo sentito sto discorso? 3. Io la vera domanda che gli farei è: ma perché continui a rubare? Cosa? Ma perché continui a rubare? Cosa? Io, questa è la vera domanda che gli farei. Cosa? No. Ste gemme. Vabbè, ste gemme del caspita. Questa parte, perdonami. Ora dovrò stare più attento. Mi vendicherò di me stesso. Let's rock.
Nabbo. Nabbo. Esiste anche un trucco per usare sia Dr. Doom che Thanos, però io non lo voglio usare perché... Insomma, sono trucchi. Non ti stanno quindi bene. Vedrete solo i 10 personaggi che... Insomma, sono selezionati da lì. Vabbè, nessuno sentirà la loro mancanza. Adesso abbiamo finito Thanos. Ci vediamo come sempre il filmato finale. E i titoli di coda no. Perché i titoli di coda rompono le palle. Vediamo il filmato. Thanos che vuole essere ucciso da Hulk ma non lo fa. Hulk che è verde e grosso pure quando è felice. Come si fa a essere intacchiati quando si è felici? Non lo so. La mettono in quel posto alla Litalia, se ne vanno saltando così a piedi. E vabbò. È finito. Per questa parte è tutto. Qui da Crash Stefano, eh? Cosmogonic! Alla prossima! Ciao!